La giornata delle oasi si moltiplica. La consueta festa delle aree protette WWF prevede infatti quest'anno diversi appuntamenti. Le prime attività sono in programma già oggi nella giornata degli uccelli migratori che si celebra appunto il 14 maggio. Si prosegue con il fine settimana del 21 e 22 maggio, quando si festeggia la giornata internazionale della biodiversità, per concludere con la festa delle oasi del 29 maggio. Le oasi WWF in Abruzzo sono 6: Lago di Penne, Fosso Giardino, Gole del Sagittario, Calanchi di Atri, Lago di Serranella e Cascate del Verde. Anche oasi per un giorno, sabato 21 maggio alla Riserva Naturale Regionale Borsacchio, sabato 28 maggio al Parco Territoriale Attrezzato dell'Annunziata Orsogna e al Parco Territoriale Attrezzato Fiume Fiumetto a Colledara. Filomena Ricci, quest'anno diverse settimane con tante iniziative, lo scopo è quello di riavvicinare tutti alla natura, no? Dopo le restrizioni per contrastare la pandemia. Sì, quest'anno la giornata oasi non è più una singola giornata, ma ne sono tante. Iniziamo con un evento che ci sarà oggi nell'oasi di Serranella, oggi è la giornata degli uccelli migratori, ci saranno attività nel fine settimana prossimo fino a concludere il 29 maggio con l'ultimo evento, la festa proprio delle oasi. Tutta la seconda metà di maggio dedicata alla biodiversità e dedicata appunto alle attività in natura, per ricordare quando questi piccoli lembi protetti siano importanti anche per il nostro benessere, anche per stare bene. Ci saranno laboratori, escursioni, corsi di fotografia naturalistica, corsi di ornitologia, yoga per bambini e per adulti, per cene e per tutti i gusti. Basta consultare i programmi sui siti delle riserve e chiedere informazioni su prenotazioni e numeri chiusi. Quindi è possibile partecipare senza problemi andando a consultare i social? Sì, è giusto chiedere se è necessaria, in alcuni casi è necessaria la prenotazione, appunto perché i numeri sono ancora un po' contingentati.